Ciao ragazze, allora oggi volevo fare una piccola review perché stamattina mi sono resa conto che la dermatite seborroica che ho qui sono struccata, ma c'è un motivo perché voglio farvi vedere una cosa dopo. Si era accentuata, quindi sono andata in farmacia. Di solito ogni anno io cambio crema per la dermatite. Non ho mai avuto la fortuna però di trovare qualcuno che sapesse consigliarmi veramente, nel senso che anche le creme che mi aveva dato la dermatologa alla fine non si sono rivelate risolutrici, anche perché comunque la dermatite non è curabile, si può soltanto cercare di lenire. Comunque, stamattina diciamo che mi è andata di lusso perché ho trovato questa. Non so se la vedete, è una crema della Ducray, è un'emulsione, sembra è lattiginosa ed è proprio per la dermatite seborroica dell'adulto e del neonato, cioè serve anche per la crosta lattea dei bambini. Questa crema io l'avevo già, sono 50 ml, costa 11,50 euro, quindi comunque come prezzo è ottimo. L'avevo già usata tempo fa, mi c'ero trovata bene, poi la dermatologa mi aveva consigliato delle altre creme, quindi comunque quest'anno non riproverò questa. Va usata tutti i giorni, mattina e sera per un mese e poi vi saprò dire. Adesso ho lavato il viso, sono appena tornata a casa, ho lavato il viso e ho applicato questa. E per il momento è ancora morbido, anche se sento qui la secchezza tipica proprio della dermatite. Comunque, in un modo o nell'altro dovremmo fare. Poi, non paga, ho preso un'altra cosa perché questa crema qui della Ducray non ha filtri solari e io d'estate assolutamente non esco senza un filtro solare in faccia, anche perché non mi piace l'abbronzatura, non ho intenzione di abbronzarmi. Quando vado al mare sto sotto l'ombrellone con una protezione altissima su viso e corpo, e quindi ho deciso di prendere un fondotinta compatto, che poi fondotinta in effetti non è, perché è questo, è una crema colorata compatta con oil free, con un effetto vellutato e ha la protezione 30 e della Laven. Laven ha fatto questa linea per tutte le imperfezioni cutanee che sono pronunciate. Ad esempio è adatta per la vitiligine, per la cuperosa, per qualsiasi altra cosa, ed è così. Ah, il suo è carinissima. Ho preso il numero 1 alla sua spugnetta ed è questa. Ora, appena proverò, vi saprò dire. Spero che vada bene, anche perché d'estate io con i l'ho scelta perché è una crema colorata più che un fondotinta. È resistente anche all'acqua, quindi non dovrebbe darvi problemi per nessuna cosa. Io vi saluto. Ciao a tutte.